anche se fino ad ora non ho ancora parlato specificatamente delle regioni, in realtà le hai già viste in azione, quindi dovresti avere un'idea chiara di che cosa sono. Le regioni sono quei tasselli colorati che nella Trex Area vanno a comporre l'arrangiamento. Possono contenere audio e note MIDI e per organizzarle nella Trex Area possiamo spostarle, ridimensionarle, duplicarle, dividerle, unirle o eliminarle. Andiamo a vedere come fare. Innanzitutto andiamo a vedere come muovere una regione. La possiamo spostare temporalmente, trascinandola sulla destra o sulla sinistra, o possiamo spostarla da una traccia a un'altra, però dello stesso tipo. Qui vediamo una traccia MIDI e una traccia audio, anche durante l'esecuzione. Possiamo anche ridimensionare una regione. Andiamo sull'angolo inferiore destro della regione e vediamo che il puntatore si trasforma in un resize pointer. Possiamo così trascinare il bordo della regione orizzontalmente per allungarla o accorciarla. Questo vale sia per le regioni MIDI che per le regioni audio. Ovviamente la regione audio non può andare oltre la sua lunghezza, possiamo però ridimensionarla e dopo di conseguenza riallungarla, perché comunque sono operazioni non distruttive, quindi anche se in Logic viene ridimensionata l'area eseguibile, in realtà il file sotto rimane, quindi possiamo ritornare al punto di partenza. Possiamo anche duplicare le regioni e possiamo farlo in modi differenti. Una modalità è quella di metterle in loop. Se posizioniamo il puntatore sul bordo superiore destro della regione, vediamo che il puntatore diventa un loop pointer. Possiamo così trascinare la regione verso destra e vediamo che verrà duplicata formando un loop. Quante volte vogliamo. Dagli angoli arrotondati possiamo capire dove si trova l'inizio e la fine di ogni ripetizione. E questo vale anche per le regioni audio. Usando questo metodo per duplicare una regione, la parte editabile rimane solo la prima. Ogni modifica riportata nella prima regione andrà a influenzare automaticamente tutte le sue ripetizioni. Quindi facciamo un rapido esempio. Ecco, vediamo che la nota si è spostata in alto come in tutte le sue ripetizioni. Riportiamola al suo posto. Un altro metodo che possiamo utilizzare per duplicare la regione può essere quello di richiamare la funzione Repeat dal menu Edit. Selezioniamo la regione da duplicare, andiamo nel file Edit, Repeat Once. Ecco che in coda si è creata una duplicazione della prima regione. Facciamolo anche per quella audio. Le regioni duplicate così rimangono però indipendenti tra di loro, quindi eventuali modifiche su una regione non andranno ad influenzare le sue copie. Un rapido esempio, selezioniamo tutte le note e le scaliamo. Ecco, scaliamole ancora. Vediamo che sono scalate nella prima regione, questa invece rimane intatta. Altro metodo ancora, quello del classico copy and paste, per cui sempre selezioniamo la regione da copiare. Dal menu Edit selezioniamo Copy, o anche cliccando col tasto destro sulla regione Edit Copy, selezioniamo la traccia di destinazione e posizioniamo la playhead nella posizione in cui copiare la regione. Quindi non ci resta che fare paste, lo troviamo su
sempre nel menu Edit, Paste, oppure cliccando a vuoto sulla traccia dal menu contestuale Paste, e così la regione sarà copiata sempre in modalità indipendente da quella di origine. Un'alternativa più rapida può essere quella di cliccare col tasto sinistro del mouse sulla regione da copiare, mantenendo premuto il tasto, premere mantenuto premuto sulla tastiera il tasto Option e trascinare la regione nella posizione desiderata. Rilasciando il mouse si crea la copia, sempre indipendente dall'originale. Andiamo ora a vedere la divisione di una regione. Selezioniamo sempre la regione che vogliamo dividere. Spostiamo la testina di riproduzione nel punto in cui vogliamo tagliare la regione. Quindi andiamo nel menu Edit e selezioniamo Split, Regions at Playhead. La regione così divisa sarà solo quella selezionata, anche se sotto la Playhead c'è un'altra regione non selezionata, questa non verrà divisa. Adesso proviamo a selezionarle entrambe e a eseguire la stessa operazione. Vedremo che entrambe saranno tagliate. Vediamo un altro metodo per fare questa operazione. Scegliamo sempre la regione e selezioniamo lo Scissor Tools. Andiamo a cliccare sulla regione che vogliamo tagliare, tenendo però premuto il tasto del mouse. Ci spostiamo fino a individuare il punto esatto in cui tagliare. Possiamo vedere nell'help tag la posizione corrente in base alle divisioni del righello. Rilasciamo il mouse e la regione verrà tagliata. Quando si seleziona un punto di taglio con lo Scissor Tool, è possibile spostarsi avanti e indietro in passi dipendenti dalla divisione. La griglia si basa sull'impostazione del menu a comparsa Snap. Diverse regioni, sia audio che MIDI, possono essere unite in un'unica regione, ma le regioni audio, per essere unite tra di loro, se non sono adiacenti e nelle stesse posizioni relative, viene creato un nuovo file per non alterare i file di origine. Quindi andiamo intanto a tagliare queste due regioni. Ora, per unirle, selezioniamo intanto le regioni da unire. E dal menu Edit andiamo a scegliere la funzione Join. Possiamo farlo allo stesso modo cliccando col tasto destro su una delle regioni selezionate. O possiamo anche usare il Glue Tool in due modi. Selezioniamo le due regioni trascinando il mouse. E col Glue Tool andiamo a cliccarci sopra. Ecco che le regioni sono riunite. Ritorniamo alle regioni separate e vediamo un altro metodo. Sempre col Glue Tool selezioniamo la prima regione e tenendo premuto il tasto Shift della tastiera selezioniamo l'altra regione. Andiamo a vedere con le regioni audio. Ecco. Se però gli cambio la posizione, quindi i due pezzi di audio non rispecchiano più il file, provo a riunificarle, ci verrà chiesto se creare un nuovo file. E per finire, per cancellare una regione, la selezioniamo e possiamo usare il tasto cancella dalla tastiera. O altrimenti, dal menu File, la funzione Delete. Abbiamo così visto i principali modi con cui arrangiare le regioni.
a partire dal prossimo episodio incominceremo ad approfondire tutti i vari editor presenti in Logic Pro. Buon gioco!